sì. Scusi. Bene, allora possiamo anche iniziare, perché insomma la sala è già abbastanza gremita, quindi buonasera a tutti. A nome dell'Associazione Contemporaneo vi saluto, vi ringrazio di essere tutti qua presenti per partecipare a questo incontro su un tema di grande attualità che ci appassiona un po' tutti. Quindi, oltre diciamo, al sottoscritto che farà una conclusione di tipo giuridico coerentemente con la mia formazione sull'argomento, e poi abbiamo stasera presenti, vi ringrazio, Antonio Moresco, scrittore famoso, pubblicato un romanzo di grande successo con tutte le più grandi case editrici italiane, e ultimamente nella sua attività anche di letterato e uomo di cultura generale si è occupato di testamento biologico e quindi darà il suo punto di vista e anche una testimonianza personale. Poi invece ringrazio padre Salvatore Frigerio, che non ha bisogno di presentazioni, è molto conosciuto, è già stato ospite di Contemporaneo, anzi la prima primo incontro organizzato dall'associazione che ha avuto come relatore e grande esperto di lista di sacre scritture, e leggerà appunto questo istituto, questo fenomeno alla luce delle sacre scritture. Allora direi che di iniziare subito e con il mio intervento. Lo scopo di questa mia relazione è quello di dare un inquadramento giuridico dell'istituto del testamento biologico, perché in effetti questo è un tema che coinvolge aspetti etici, filosofici, religiosi, giuridici e quindi soprattutto dà adito a prese di posizione fortemente contrastanti, fortemente avversate dai giuratori di una e dell'altra parte. E io non tratterò questi temi religiosi e filosofici, lo faranno gli altri relatori, però comunque essi rappresentano poi il quadro d'insieme in cui anche una ricostruzione giuridica dell'istituto si iscrive, quindi non possono essere diciamo negati, e quindi anche la mia relazione risentirà appunto della mia impostazione, questo necessariamente. Prima esaminerò il quadro giuridico di riferimento generale, nazionale e internazionale, in base al quale io ritengo che l'istituto del testamento biologico abbia la sua legittimità nel nostro ordinamento, anche se una legge sul testamento biologico ancora non c'è. E io ne condivido tutta l'opportunità, sarebbe opportuno che ci sia una legge. C'è un disegno di legge che è stato approvato dal Senato della Repubblica e poi in seconda lettura anche dalla Camera, ma è giacente, non è stato approvato. Dopo una ricostruzione generale dell'istituto prenderò in esame anche quelli che sono i punti essenziali di questo disegno di legge che è stato che è pendente in Parlamento, e lo affronterò in senso critico in quanto ci sono alcuni punti che secondo me sono oggetto di critica, o perciò si prestano a una critica, perlomeno da un certo punto di vista. Allora, io direi che iniziamo. Il testamento biologico praticamente è quello strumento, è anche quel documento proprio cartaceo, per mezzo del quale una persona nel pieno possesso delle sue facoltà mentali esprime le proprie volontà in ordine ai trattamenti sanitari che, qualora si dovesse trovare in uno stato di malattia tale che comporti la perdita di coscienza e la perdita di capacità, egli con questo testamento vuole appunto definire quali sono i trattamenti che rifiuta o che accetta. E quando appunto non, nei momenti in cui non è possibile per lui, viste le sue capacità, esprimere un proprio consenso, un proprio dissenso rispetto a questi trattamenti. E un'altra cosa,
secondo me nomina anche un ufficiale, questo è un aspetto che non è essenziale, però comunque è diciamo, tipico del testamento biologico. La persona del fiduciario è quella del soggetto che appunto è deputato a prendere le decisioni invece della persona in quel momento incapace. Dal punto di vista nominalistico, io adesso utilizzerò l'espressione testamento biologico che rappresenta quella più comune, diciamo più usata per definire questo istituto, anche se effettivamente in dottrina e anche nella dottrina giuridica, ma anche in generale, si è detto che in realtà l'espressione testamento biologico non sia la più adatta a definire questo istituto. Essa rappresenta una traduzione del termine inglese living will, che nei paesi di common law il testamento biologico è chiamato così, è una traduzione italiana del testamento biologico. Si preferisce espressioni più tecnico-giuridiche, quali dichiarazioni anticipate di trattamento oppure direttive anticipate di trattamento. La seconda espressione appare forse ancora più preferibile, in quanto l'espressione direttive assume un significato più cogente rispetto alla termine dichiarazioni, e quindi si presta meglio a identificare l'aspetto prescrittivo della volontà del soggetto. Però direi che possiamo parlare insomma comunemente di testamento biologico in modo che è più comune e più accettato. Una cosa che vorrei subito mettere in risalto, anche per superare il campo dai equivoci, è la differenza che sussiste tra testamento biologico e eutanasia, perché spesso si tende a fare confusione tra questi due aspetti. E questo quantomeno per togliere un po' di spazio anche alle argomentazioni contrarie, cioè le argomentazioni di coloro che, pur essendo diciamo legittimamente contrarie alle del testamento biologico per proprie ragioni, però tendono a sfruttare quella che è una posizione forte e radicata nella coscienza civile all'eutanasia, e quindi tendono a sfruttare questa posizione anche per demolire le ragioni del testamento biologico, però fanno un processo interpretativo non corretto. E in realtà con il testamento biologico la persona compie solo una scelta che è proiettata nel futuro e che quando la scelta di accettare o rifiutare determinati trattamenti sanitari, anche qualora questi trattamenti sanitari si rivelassero indispensabili per la sopravvivenza. Con l'eutanasia invece, poi senza andare a far differenze, senza entrare nel merito delle differenze tra eutanasia attiva e eutanasia passiva, perché poi ci sono anche queste differenze qua. Comunque con l'eutanasia invece si chiede a un soggetto, normalmente un medico, alla prescrizione oppure addirittura alla somministrazione di una sostanza letale che serve vicino di una sostanza letale che se somministrata al paziente ne provoca la morte e quindi non può essere in alcun modo paragonata a un trattamento sanitario. Con il testamento biologico siamo nel campo del rifiuto di trattamenti sanitari che la persona considera lesivi della propria dignità e della propria identità, della propria libertà, e quindi l'eventuale morte poi dopo del soggetto non è dovuta cioè è dovuta alla malattia o al suo stato permanente che se lasciato provoca la morte. Invece con l'eutanasia la morte è la diretta conseguenza della somministrazione della sostanza, quindi c'è una differenza molto evidente tra le due situazioni e non possono essere confuse. Questo problema qua della fine vita, diciamo, nel cui spazio il testamento biologico si inserisce, è emerso in tutta la sua drammaticità negli ultimi anni grazie al progresso tecnico-scientifico della medicina, e questo progresso ha permesso la scoperta e la realizzazione di tecniche sanitarie sempre più complesse e sofisticate, quindi sia grazie alla scoperta di nuovi farmaci, sia per l'elaborazione di macchinari tecnologicamente avanzati, queste scoperte hanno sempre più allontanato nel tempo il problema, il momento del fine della vita. Ora, ecco, la tecnica è riuscita a
creare uno spazio nuovo tra la vita e la morte, una specie di limbo in cui sono andate in crisi un po' quelle che sono tutte le convinzioni umane sul significato della vita e della morte, e quindi coinvolgendo problemi giuridici, religiosi, morali. E proprio secondo me in questa terra di nessuno tra la vita e la morte che sorge la necessità di regolamentare l'azione umana attraverso l'elaborazione dei principi giuridici e norme di legge. Però queste norme di legge, nel rispetto delle personali convinzioni etiche individuali, si devono porre in un'ottica di libertà e in un'ottica di universalità, in quanto la legge si rivolge necessariamente a tutti i cittadini, non solo a una parte di essi che incarna una determinata visione del mondo, che è un principio di base. In effetti i due casi più noti in questa materia, quindi di Eluana Englaro e di Pier Giorgio Welby, e le contrapposizioni anche violente tra i autori dell'una e dell'altra posizione che ne sono seguite, hanno messo in luce questa necessità, cioè una necessità che il diritto ha il compito di affrontare, andando a colmare, a riempire le lacune che lo spazio vuoto del fine vita presenta. Però non tanto per normare questo spazio vuoto secondo categorie standardizzate a priori. Il compito del diritto è che questo spazio vuoto possa essere affrontato da ciascuno in piena libertà di coscienza e di autodeterminazione. Il compito del diritto, secondo me, è quello della legge di predisporre e garantire gli strumenti giuridici affinché ciò sia possibile, quindi naturalmente anche gli strumenti di controllo della trasparenza e della conformità delle azioni individuali alla legge e all'effettiva poi volontà manifestata, questo è importante. Quindi direi, per usare un'espressione di un importante giurista, direi che in questo campo è auspicabile un diritto mite, un diritto che non pretenda a tutti di imporre a tutti, cioè una concezione della vita, del dolore o della morte, ma un diritto che rispetti l'identità e la libertà di ciascuno, offrendo gli strumenti affinché questa identità e questa libertà possano esprimersi. Questo è l'approccio, diciamo, il mio approccio generale. In Italia oggi purtroppo non abbiamo una legge sul testamento biologico, dicevo prima c'è un disegno di legge ma non è ancora stato approvato, a differenza invece della gran parte dei paesi europei che hanno delle leggi in materia. E quindi la legittimità di questo istituto viene spesso messa in discussione anche dal punto di vista giuridico dai fautori della tesi contraria, spesso però con argomenti più morali o diciamo generali, politici piuttosto che giuridici. Io invece credo che lo spazio giuridico creato dai principi costituzionali e dalle convenzioni internazionali, dai principi di deontologia medica, sia già sufficiente per affermare la piena legittimità nel nostro ordinamento del testamento biologico. Comunque condivido insomma l'assoluta opportunità di una legge in materia. Il principio dal quale occorre prendere le mosse per affrontare questa materia è quello del consenso informato, ossia il principio per cui nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario senza che abbia espresso il proprio consenso al trattamento stesso, in piena libertà ma anche in piena consapevolezza, ecco, quindi informazione, circa i rischi e le conseguenze cui andrebbe incontro nel caso di sottoposizione a un trattamento sanitario, sia in caso di rifiuto dello stesso. Il principio del consenso informato oggi è lo specchio del nuovo rapporto che si instaura tra medico e paziente. È cambiato questo rapporto, non è più basato su una visione paternalistica dell'intervento medico, ma su un rapporto dialettico tra i due soggetti, la cosiddetta alleanza terapeutica. Il medico deve informare il paziente e questo deve dare il suo consenso alla terapia. Il consenso libero e informato rappresenta in effetti, secondo me, una forma di rispetto per la libertà dell'individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi. Addirittura si sostiene che senza il consenso informato l'intervento del medico è sicuramente illecito, anche quando è nell'interesse del paziente, salvo naturalmente dei casi particolari di necessità e di urgenza che comunque sono disciplinati dai codici deontologici medici, perché li possono sempre avversi. Il principio del consenso informato trova il suo fondamento in una norma costituzionale che è
quello è l'articolo 32 della Costituzione italiana, che dice espressamente: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Quindi l'articolo 32 della Costituzione pone innanzitutto un principio di libertà e di autodeterminazione dell'individuo e stabilisce un divieto di imporre un determinato trattamento sanitario senza che il paziente adeguatamente informato esprima il suo consenso a riceverlo. L'eccezione può essere disposta solo con una norma di legge, quindi con una norma pur sempre sottoposta al vaglio della legittimità costituzionale, quando sussistono esigenze primarie di salvaguardia dell'intera collettività. Questo è chiaro nel caso di profilassi obbligatorie come malattie epidemiche, eccetera. In quei casi là lo stato patologico di un individuo può mettere a rischio la salute dell'intera collettività, dell'intera società, e quindi è chiaro che la libertà individuale deve cedere il passo alla tutela della salute pubblica, e questo è un principio appunto pensato. Però quando invece rimaniamo in un'ottica di diritto individuale, è chiaro che i limiti, insomma, del rispetto della dignità della persona non possono essere violati. Quindi l'articolo della Costituzione rappresenta un perfetto equilibrio tra il rispetto dell'autonomia e della volontà del singolo e esigenze della società, e trova i suoi corollari anche in altre norme della Costituzione, precisamente nell'articolo 2, che tutela e promuove i diritti fondamentali della persona umana, della sua identità e dignità, nell'articolo 13, che proclama l'inviolabilità della libertà personale, nella quale è ricompresa la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo. E questi principi costituzionali rivelano la preoccupazione proprio di porre il corpo della persona al riparo da interferenze esterne. Questo è un principio che risale nella storia, addirittura la Magna Carta inglese del 1215, il principio dell'habeas corpus, e questo è stato recepito in pieno dalla nostra Costituzione. Questo, la Costituzione afferma quindi un diritto sociale ad essere curati, ma anche un diritto di libertà di curarsi, non impone un dovere di curarsi. E quindi il soggetto può anche decidere di interrompere un trattamento sanitario già intrapreso, oppure nel caso che non dovessero mutare le sue condizioni, anche nel corso della terapia cambiare atteggiamento e modificare le sue volontà, e anche quando queste decisioni possono mettere a repentaglio la vita stessa del paziente. Adesso, a livello di fonti invece di diritto internazionale e sovranazionale, questo principio del consenso informato trova riconoscimento in vari trattati europei. Adesso faccio così una carrellata veloce. Allora, innanzitutto nella Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata a Oviedo il 4 aprile 1997, che è stata resa esecutiva in Italia con la legge di autorizzazione alla ratifica del 28 marzo 2001, numero 145, anche se poi l'atto di ratifica vero e proprio non è stato mai emanato, quindi c'è anche qui a livello giuridico una discussione sulla efficacia e sulla validità di questa convenzione, o perlomeno sulla efficacia in Italia diretta della convenzione, proprio perché non è stato depositato l'atto di ratifica nonostante sia stata emanata la legge, quindi è un problema diciamo molto più tecnico, nonostante poi che sia stata anche sollecitata da ultimo anche dalla Commissione di Bioetica, dal Comitato Nazionale di Bioetica. Comunque la Convenzione di Oviedo stabilisce alcuni principi fondamentali, ad esempio l'articolo 5 ribadisce il concetto già espresso dalla Carta Costituzionale che un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che il soggetto sottoposto a tale intervento abbia espresso il suo consenso libero e informato. Inoltre, all'articolo 6 stabilisce che qualora un soggetto per qualsiasi motivo non possa esprimere il proprio consenso all'intervento, questo consenso deve essere espresso dalla persona che secondo la legge rappresenta in quel momento la persona incapace. Fondamentale è il principio contenuto nell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, dove si afferma che i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento dell'intervento non è in grado
di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione. Questo è un inciso molto forte contenuto nella Convenzione di Oviedo che appunto depone per la legittimità di questo istituto. Inoltre, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea adottata a Nizza il 7 dicembre 2000, si evince come il consenso libero e informato del paziente all'atto medico vada considerato non solo sotto il profilo della legittimità del trattamento, ma prima di tutto come un vero e proprio diritto fondamentale del cittadino europeo, riguardante il più generale diritto all'integrità della persona. Voglio ricordare anche gli articoli 5, 6, 7, va bene, della Dichiarazione Universale sulla Bioetica e i Diritti Umani, approvata dall'UNESCO il 19 ottobre 2005, in cui si proclama la necessità di rispettare l'autonomia della persona nel compimento di scelte sanitarie, purché esercitate in modo responsabile e purché naturalmente tale autonomia non invada la sfera giuridica altrui. Sempre questa Dichiarazione Universale stabilisce e afferma anche la necessità che le persone incapaci possano esercitare i loro diritti e tutelare i loro interessi, auspicando testualmente che la persona interessata, cioè l'incapace, dovrebbe essere coinvolta nella forma più estesa possibile nel processo decisionale del consenso, così come in quello del ritiro del consenso. Quindi c'è proprio un passo avanti, si passa dal consenso della persona capace a quello della persona incapace. Nella legislazione nazionale il principio del consenso informato è enunciato in varie leggi speciali. Nella legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, per esempio, che è la legge 23 dicembre 78, numero 833, la quale appunto premette che la tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, e poi ribadisce il carattere volontario degli accertamenti e dei trattamenti sanitari. Anche nel codice di deontologia medica del 2006 si afferma che il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente. Questo principio del consenso informato poi è stato recepito da numerose decisioni giurisprudenziali, sia della Cassazione civile che della Cassazione penale. Mi limiterò qui a ricordare la sentenza della Cassazione, la 21748 del 2007, che è comunemente nota come la sentenza in claro, che ha suscitato una serie di discussioni e di prese di posizione anche molto, molto forti. È stata a suo tempo ferocemente criticata da ampi settori dell'opinione pubblica, ma anche della politica, ma spesso con argomentazioni poi del tutto incoerenti rispetto al punto deciso dei giudici, perché in realtà secondo me questa è una sentenza invece molto equilibrata, che ha saputo conciliare tutti i principi di libertà e di autodeterminazione dell'individuo con il fondamentale diritto alla vita dell'individuo, e è riuscita a creare un bilanciamento tra questi due principi, secondo me ammirevole, che funziona. Comunque, da ultimo poi il diritto all'autodeterminazione del malato è stato riaffermato recentemente anche in una sentenza della Corte d'Appello di Milano dell'anno scorso, proprio del 2011, che su un caso di un soggetto, testimone di Geova, sottoposto con la forza a una trasfusione di sangue obbligatoria, ha preso fortemente posizione sulla illegittimità di questo intervento, perché appunto non era stata rispettata la volontà del malato in merito. Quindi, ecco, ricapitolando dopo questo excursus normativo, secondo me appare quindi qui lecito e garantito anche costituzionalmente il diritto della persona capace di rifiutare le cure e i trattamenti sanitari, e anche se da tale rifiuto possa derivare la morte della persona. Il punto invece più controverso, sul quale poi sorgono dibattiti più forti, è se tale diritto possa essere riconosciuto anche alla persona incapace, cioè alla persona che a causa del suo stato clinico non sia in grado di esprimere o negare autonomamente il consenso alle cure. Dal punto di vista strettamente giuridico, l'autore della tesi che nega legittimità al testamento biologico nel nostro ordinamento sostengono che, essendo la persona incapace e non in grado di esprimere il consenso libero e informato, quindi viene a mancare quell'unico elemento che invece giustificherebbe il rifiuto delle cure, e quindi il solo principio applicabile in
quei casi sarebbe il principio solidaristico che impone al medico di somministrare tutte le cure. Però, quindi l'attualità del consenso è il punto focale, o meglio, la mancanza dell'attualità del consenso diviene quindi l'argomento principale in base al quale si vuole negare la facoltà della persona incapace di esercitare un proprio diritto. Però secondo me queste argomentazioni si può comunque obiettare in realtà che l'attualità del consenso non è un principio assoluto e inderogabile del nostro ordinamento giuridico. In materia successoria, ad esempio, la sopravvenuta incapacità del soggetto non costituisce revoca del testamento e addirittura l'attualità del consenso non è richiesta neanche nella legge sulla donazione di organi. Questo è comprensibile perché richiedere il consenso nel momento di schianto degli organi è una contraddizione in termini, sarebbe ben impossibile. E quindi in realtà l'articolo 32 della Costituzione, quando pone il principio del consenso informato, secondo me non richiede che questo consenso debba essere anche attuale, cioè espresso nel momento in cui viene necessario prendere determinate decisioni, che per una persona incapace in stato vegetativo permanente questo sarebbe impossibile. La norma costituzionale in realtà afferma non tanto un diritto a esprimere il proprio consenso o dissenso, un diritto che potrebbe essere esercitato solo dalla persona capace, quanto piuttosto un diritto ben più ampio, cioè un diritto a poter essere o non essere oggetto di trattamenti sanitari. Questa è una cosa un po' più ampia rispetto alla semplice espressione di un consenso. Di questo diritto può e deve essere titolare anche il paziente incapace, in quanto il solo fatto della sua attuale incapacità non significa che quel diritto non ne risca più alla sua sfera giuridica. La formulazione ampia dell'articolo 32 della Costituzione quindi non pare negare il riconoscimento di un diritto alla pianificazione anticipata delle cure, anzi questo diritto è la logica estensione appunto del diritto alla libertà di cura in caso di incapacità sopravvenuta, è l'unico modo per garantire questo diritto anche alla persona incapace. E quindi a mio avviso va riconosciuto al soggetto che si trovi in uno stato di malattia tale da non poter esprimere la propria volontà il diritto di poter rifiutare o accettare trattamenti sanitari attraverso una volontà espressa precedentemente nei modi e nelle forme che una legge dovrà cercare di tutelare al massimo, rendere più chiare e più trasparente possibile. Il problema è della chiarezza e della trasparenza di queste forme. Il caso dell'enclave è sorto a mio avviso proprio perché in maniera così forte, perché lì mancava un documento, mancava un testamento biologico, quindi la ricostruzione della volontà della persona era estremamente difficile, estremamente complicata e si è dovuti agire attraverso le costruzioni e elaborazione di principi giuridici. Se ci fosse stato un testamento biologico e con la sua validità, forse questo non sarebbe successo. Comunque è servito per accrescere il dibattito e la consapevolezza intorno a questi problemi. Praticamente comunque ecco, è chiaro che il consenso informato e il testamento biologico, le direttive anticipate di trattamento non sono insomma diciamo la stessa cosa, non bisogna assimilarle coscientemente, diciamo interamente. E il testamento biologico è solo uno strumento per evitare che la perdita della coscienza di coscienza da parte della persona determini anche la perdita dei suoi diritti fondamentali, cosa che in effetti non sarebbe accettata. In effetti in questo caso diciamo la giurisprudenza e la prassi hanno fatto dei passi avanti perché hanno individuato per esempio nell'amministratore di sostegno, che è una figura giuridica prevista dal codice civile introdotta nel 2004, proprio il soggetto deputato in mancanza della legge ad assumere quelle decisioni nell'interesse della persona che in quel momento non può farlo. Ecco, questo diciamo a grandi linee un po' il quadro generale. Adesso vorrei magari prendere un po' in esame gli articoli, i punti essenziali della legge, invece del progetto di legge che è stato depositato, è stato approvato dai due rami del Parlamento quando è stato ancora emanato. Negli ultimi anni sono stati presentati da varie componenti politiche una serie di progetti di legge che nel loro iter parlamentare sono stati oggetto di profonde modifiche e
adesso si è arrivati praticamente al disegno di legge 2350, il cosiddetto disegno di legge Calabrò, che è stato approvato dal Senato della Repubblica il 26 marzo 2009 e poi è stato modificato in seconda lettura dalla Camera dei Deputati il 12 luglio 2011 ed è denominato Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazione anticipata di trattamento. Questo testo normativo rappresenta attualmente lo stato più avanzato nel dibattito politico parlamentare in tema di testamento biologico e quindi, pur essendo consapevoli comunque che il mutato quadro giuridico renderà sicuramente quasi molto difficile, quasi impossibile l'approvazione definitiva di questa legge, perlomeno in questi termini, anche se ultimamente si sta cominciando a riparlare, è utile esaminarne l'impostazione generale brevemente. Togliere troppo spazio, però è interessante. All'articolo 1 di questo disegno di legge è posto con forza il principio della tutela della salute e della vita umana come diritto inviolabile e indisponibile e del divieto di qualunque forma di eutanasia. All'articolo 2 poi si riconosce il principio del consenso informato nelle sue varie articolazioni, manifestazioni, anche in caso di soggetti incapaci. Ma con la precisazione, qui posta con enfasi e con forza, che la decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace. Poi, nell'articolo successivo, nell'articolo 3, il disegno di legge entra nel merito dei contenuti della dichiarazione anticipata di trattamento resa dal paziente, però ne entra con il chiaro intento di limitare al massimo le possibilità di scelta, in quanto secondo appunto proprio le parole del testo di legge, al soggetto è riconosciuta solo la facoltà di esprimere orientamenti e informazioni utili per il medico circa l'attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità a quanto prescritto dalla presente legge. Addirittura nel testo approvato dalla Camera dei Deputati è scomparso il comma 2 dell'articolo 3, invece nella versione approvata al Senato, ove era riconosciuto al paziente il diritto di esprimere il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione dei trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto previsto dalla legge. Quindi già era un pochino più forte l'espressione. Qui addirittura non si parla più di esprimere il proprio orientamento, ma esprimere orientamenti e informazioni utili, quindi addirittura dal punto di vista terminologico c'è un passo indietro. E al comma 4 poi viene imposto il principio per cui alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornire al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento. Quindi qui, ecco, questo è uno dei punti più controversi della legge, che ha dato luogo al dibattito molto acceso, soprattutto sulla natura dei trattamenti di idratazione e alimentazione forzata. Cioè, il disegno di legge ha recepito in pieno l'orientamento che ritiene che tali tecniche siano solo forme di sostegno vitale, non siano trattamenti sanitari, e che quindi non possono essere oggetto di rifiuto da parte del paziente, non rientrino nella sfera delle azioni sottoposte a consenso informato. Rispetto a questi, il consenso informato non vale. Invece, nella comunità scientifica internazionale, l'opinione diciamo contraria, cioè molto sostenuta, e cioè quella che l'idratazione e l'alimentazione forzata con sondino nasogastrico costituiscono un trattamento sanitario e in effetti esse integrano un trattamento che presuppone un sapere scientifico, un sapere medico e specialistico, e sono procedimenti che sono attivati da medici, anche se poi possono essere proseguiti anche da non medici. E comunque è un trattamento all'alimentazione forzata che consiste nella somministrazione con procedure tecnologiche di preparati che comunque hanno natura di composti chimici, fisiologici, non sono composti biologici, non è cibo come possiamo assumere noi, ma sono composti chimici e farmacologici, sono medicine, quindi da questo punto di vista a mio avviso devono essere considerati trattamenti sanitari, però ripeto, questo è un tema molto dibattuto e quindi in campo scientifico non mi addentro perché non è il mio campo, però c'è anche chi sostiene il contrario. È chiaro però che con l'impostazione accolta dal disegno di legge praticamente si svuota di contenuto tutto l'istituto del testamento biologico, lo si rende di fatto inutilizzabile proprio in quei casi in cui in realtà esso esplicherebbe la sua massima efficacia.
quelli i casi in cui le direttive anticipate di trattamento possono trovare la maggiore spiegazione. E poi alla fine comunque questa legge con una norma di chiusura che non lascia dubbi secondo me sulle reali intenzioni del legislatore si afferma che eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto, quindi proprio chiude la porta a qualsiasi forma di interpretazione di ricostruzione della volontà diversa dai principi della legge. Quindi appunto non siamo in un campo di diritto di tempo, direi proprio di no. Poi dopo la legge diciamo, disciplina la figura del fiduciario come unico soggetto nominato dalla persona nella sua dichiarazione anticipata di trattamento che è legalmente autorizzato a interagire con il medico, quindi nell'esclusivo interesse del paziente e operando secondo le intenzioni espresse dal paziente. Però ancora più avanti questo disegno di legge poi manifesta tutta la sua avversione a una libera applicazione della volontà del soggetto. Nel definire il ruolo del medico, la norma riconosce comunque al medico il potere di assumere le decisioni ultime in materia di cura, anche in contrasto con quanto prescritto dal soggetto nel suo testamento biologico. Infatti il comma 2 dell'articolo 7 dispone, leggo testualmente, il medico curante, qualora non intenda seguire gli orientamenti espressi dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto a sentire il fiduciario o i familiari e a esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e sottoscrivendo la sua cartella clinica o comunque su un documento scritto che è allegato alla dichiarazione anticipata di trattamento. Più avanti si dice il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti comunque a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. E qui veramente l'ultima parola è del medico e non della persona che invece è oggetto di quei trattamenti. Quindi qui anche il linguaggio della legge secondo me rivela le intenzioni del legislatore, qui le volontà diventano orientamenti, il medico non può prendere in considerazione orientamenti in contrasto con le norme giuridiche, questa secondo me è un'espressione con una gran enfasi, ma dice tutto e non dice niente perché in ogni campo dell'attività umana i comportamenti in contrasto con le norme giuridiche sono vietati, quindi è un po' una patologia senza senso. E poi l'enfasi posta a ogni passo sull'inviolabilità della vita umana, sulla tutela della vita e della salute, sono indicativi, a mio avviso, dell'impostazione di fondo di questo disegno di legge, che è fortemente connotato in un modo, in senso contrario alle istanze e ai principi di libertà e di autodeterminazione dell'individuo. Si tratta di un testo di legge ipocrita, lo dico qui assumendomene la responsabilità, però penso che sia così, in cui i principi enunciati, cioè consenso informato, alleanza terapeutica tra medico e paziente, dichiarazioni anticipate di trattamento, vengono poi disattesi dal contenuto delle singole norme, il consenso è vanificato, non può esprimersi su questioni fondamentali come alimentazione e idratazione forzata e l'alleanza terapeutica tra medico e paziente è tutta spostata a favore del medico che comunque ha sempre l'ultima parola e le dichiarazioni anticipate di trattamento sono svuotate di ogni forza vincolante. Insomma, praticamente l'individuo proprio nel momento del fine vita viene espropriato di tutte le sue facoltà decisionali e il suo corpo viene consegnato interamente a dei poteri e degli agenti esterni, con il rispetto naturalmente per i soggetti che operano in questo campo, perché naturalmente non si tratta di questioni personali ma di questioni generali. Ecco, questo è un po' un inquadramento generale della legge attualmente pendente, quindi spero io personalmente che non venga approvata in questi termini la legge, però è comunque una legge espressione di una ben precisa impostazione politico-giuridica e insomma, filosofica rispetto al problema ed è una legge fortemente orientata in un certo modo. Sarebbe adesso utile anche vedere un po' quella che è la situazione nei vari paesi europei, però adesso non voglio prendere troppo tempo, eventualmente dopo se ci vogliamo ritornare, anche a livello così di domani,
quella che è la situazione negli altri paesi europei, che è molto più aperta rispetto a quella dell'Italia. Quindi ecco, io finisco qui la mia relazione, sperando di aver dato un quadro generale, di aver inquadrato in modo sufficientemente chiaro il problema dal punto di vista giuridico. E adesso passo la parola invece a Antonio Moresco, che darà una sua testimonianza, diciamo anche di natura personale, legata alla sua attività di scrittore e di uomo di cultura. Completamente astratte, in modo che potessero essere usate o giocate in un modo piuttosto che in un altro. Questa impostazione secondo me non è da perseguire, insomma, perché la nostra vita è breve e non c'è tempo per perderlo seguendo delle astrazioni che ci allontanano da tutto, dalla verità, dalla vita, da tutto. Tra l'altro, il caso vuole, prima parlando con il mio interlocutore, lui abbia tenuto a dire che lui è un laico, e io, il caso vuole, che abbia nella mia vita avuto una lunga esperienza di tipo seminariale che mi ha portato vicino a certe cose. Quindi le cose sono tutte intrecciate, non ci sono le cose così secche e semplici come vengono date dai giornali, eccetera. Io vorrei cominciare dicendo due o tre cose, ringrazio Stefano Manfucci perché tante cose che ha detto io non le conoscevo con questa precisione. E vorrei dire due o tre cose, leggere del mio testamento biologico, e poi fare un paio di osservazioni per esprimere le ragioni del mio turbamento profondissimo che ho provato durante i mesi finali di Loana Englaro e per il cancan che si era scatenato, ma soprattutto per i modi, per i termini, per il linguaggio che veniva usato. E poi alla fine, in un secondo tempo, se ci sarà questo tempo, vorrei leggere una piccola favola che avevo scritto dopo che era morta Loana Englaro. Le favole sono molto libere, però proprio per questo magari si riesce a dire profondamente certe cose. Mi era capitato di scrivere a botta calda dopo la morte di Englaro all'interno di una rivista che tengo con alcuni amici intitolata Il primo amore, un titolo che parliamo, in un numero intitolato Il miracolo, il mistero e l'autorità, perché parlavamo di Dostoevsky, della leggenda del grande inquisitore, dedicato a questo numero della rivista. E io a botta calda avevo scritto un pezzo che si intitolava La risurrezione, che cominciava così. Scusate se devo trafficare un po' con gli occhiali, che era subito da tutti. Da dove o da chi viene la nostra vita? La volontà della singola vita e il patto tra le creature viventi non contano nulla di fronte all'astrazione? Nei mesi scorsi la CEI, per bocca di Monsignor Vettori e con l'approvazione
collaborazione del segretario di Stato Vaticano Cardinal Bagnasco, ha praticamente dichiarato, a proposito del testamento biologico, che se la volontà del singolo non coincidono con quelle della Chiesa, le prime dovrebbero essere considerate senza valore. In particolare, se in un testamento biologico viene espressa la volontà di non subire accanimento terapeutico in condizioni di irreversibile sopravvivenza vegetale, anche attraverso l'alimentazione, l'idratazione e altre forme di spettralizzazione della vita o della morte, questa non deve venire rispettata. Adesso vi leggo un brano del mio testamento biologico, che magari per molti di voi può risultare inaccettabile, ma io ho scritto sinceramente quello che sentivo e che sento. Nel caso mi venissi a trovare in una condizione di vita esclusivamente indotta dalle macchine e in una situazione irreversibile senza speranze, chiedo che non venga attuato su quanto resterà di me alcun accanimento terapeutico. Non voglio morire crocifisso a una macchina. Non voglio immolarmi sull'altare della tecnologia diventata idolo. Io verrei per me, da parte delle persone che amo e che mi saranno vicine in quei momenti, il gesto umano dei soldati, legati tra di loro da uno stesso sentimento e da uno stesso destino, che finiscono pietosamente i loro compagni mortalmente feriti. Ma se, per l'ipocrisia e il cinismo dominanti, questo non sarà possibile, e per non esporre le persone amate a un prezzo troppo grande, chiedo di non venire più alimentato e curato. Io non disconosco il valore misterioso e segreto del dolore, né ho una concezione utilitaristica della vita e della morte, ma che una decisione così cruciale venga imposta alle singole vite da un'istituzione religiosa, parentesi, secolare per i non credenti, o dalla cieca e inarrestabile autosufficienza delle macchine, quando non dalle due cose strettamente abbracciate, mi sembra un inaccettabile spossessamento, uno scandalo, sia per i non credenti che per i credenti. Cerco di spiegare quest'ultima frase. Se io non sono credente, naturalmente sono urtato e scandalizzato per il fatto che un'istituzione che per me, se non sono credente secolare, pretenda di imporre una posizione spossessando e disumanizzando la vita delle persone, anche se queste persone, a parere dell'istituzione, sbagliano, perché non nell'orizzonte della mia concezione della vita non la posso accettare. Ma secondo me c'è uno scandalo anche se io sono credente, o almeno io è così che l'ho vissuta. Allora, cosa sono la vita e cos'è la morte? Io non vorrei addentrarmi in questo discorso, però anche qui vengono date due cose in una maniera molto astratta e superficiale. Tutta la nostra cultura, la nostra filosofia si basa su una serie di presupposti. C'è l'essere, c'è il nulla, c'è la vita, c'è la morte. Siamo proprio sicuri che queste antinomie così semplificate, astratte, colgano la radice profonda di ciò in cui noi siamo immersi? Io ho dei forti dubbi in proposito. Quindi già porre le cose in questi termini qui è un terreno su cui puoi solo scontrarti senza fare un passo verso la verità o la profondità dell'esistenza. Ma c'è una cosa in particolare in queste vicende che mi ha turbato profondamente, e cioè, come accennava prima Stefano Manfucci, negli ultimi anni, negli ultimi decenni, la potenza, diciamo così, tecnologica e macchinica ha creato appunto questo, ha dilatato uno spazio che sta tra la vita e la morte e che può essere vista sia come la vita che si spinge verso la morte, che strappa dei pezzettini ancora di strada alla morte, ma contemporaneamente può essere vista come il suo esatto opposto, cioè che la morte penetra profondamente dentro la vita e la spettralizza. Allora, che questo stato
venga identificato in astratto come la vita è una frontiera da difendere in assoluto, a me turba profondamente. La Chiesa molto spesso, quando uso questa parola, intendo soprattutto ciò che arriva, diciamo, qui dalle alte gerarchie della Chiesa, non dal suo corpo vasto, in genere ha una posizione che è a volte anche molto antiscientifica, a volte anche in maniera negativa, a mio parere, grottesca, cioè tutta la storia è attraversata da questo tipo di comportamento. Mi sbalordisce che su questa questione e di fronte alla questione della vita e della morte rese in termini astratti ci sia questa sorta di abbraccio, secondo me mortale, tra la Chiesa e la tecnologia, con la Chiesa che accetta la ridefinizione della vita così come viene posta dalla tecnologia e da quello pezzo di spazio che è riuscita a strappare di più alla vita o alla morte. Questo mi turba profondamente. Mi turba profondamente. Questo abbraccio mi sembra una cosa molto, molto terribile e inquietante. Secondo me, nelle questioni della vita e della morte entrano dentro chiaramente tutte le paure ataviche che ci sono nell'uomo, nel senso del mistero, non sai cosa c'è, non sai cos'è la vita, non sai. Però la paura e il terrore nei confronti della morte, additata quasi come un'ultima spiaggia, passano dentro delle cose che sono molto negative, molto gravi per la vita. Io ho cercato di dirla con queste parole. Chi ha paura della morte ha paura della libertà. Chi ha paura della morte ha paura della vita. È dall'accettazione della morte che può venire quel po' di forza e di libertà dentro la quale possiamo giocare la nostra vita mortale. Il pensiero laico, quando è veramente tale, è più forte di quello religioso perché non ha paura di muoversi nell'ignoto e di liberarsi dalle rassicuranti e spossessanti tutele. Il pensiero religioso, quando è veramente tale, è più forte di quello laico perché è trascendente ma non astraente, perché non ha paura di vedere dentro la vita anche la presenza assoluta e resurrettiva del male. Ecco, e qui vorrei dire la seconda cosa che mi ha turbato. Allora, la prima, va bene, questa mia riflessione avveniva dall'interno appunto di un numero dedicato al grande inquisitore Dostoevskij, lo sapete qual è la storia, Gesù ritorna sulla terra, si incarna e il grande inquisitore, quale Dostoevskij probabilmente cristiano ortodosso e probabilmente vedeva una figura diciamo di papale, si incontra con Gesù risorto e avviene una battaglia cruciale tra loro due, con Gesù che rivendica il senso della libertà, non la libertà, quella piccola cosa che è stata fatta diventare questa parola. Invece il grande inquisitore dice l'uomo ha solo desiderio e bisogno di sbarazzarsi della propria libertà, del dono terribile della libertà. Se noi gli togliamo la libertà, lui come un agnellino verrà a mangiare nelle nostre mani riconoscente. Terribile e profetico, secondo me, questo discorso. Ma adesso voglio arrivare al cuore un pochettino di quello che vorrei dire e il motivo del mio profondo turbamento nei confronti di questa posizione della Chiesa che in pratica spossessa l'uomo della sua libertà e anche la sua libertà di sbagliare, se è uno sbaglio. Io, se leggo dal profano, insomma, le sacre scritture, vedo che è un strano comportamento inquietante da parte di Dio, no?
addirittura all'inizio della Bibbia, nel pezzo del cosiddetto paradiso terrestre, Dio dice all'uomo di non fare una certa cosa, no? Andare a mangiare l'albero, il frutto dell'albero della conoscenza, eccetera, e l'uomo lo mangia. Dio non glielo impedisce. Poteva impedirglielo, no? Dio si può fare tutto quello che vuole. Addirittura in momenti tragici, no? Solo molti decenni fa milioni di persone sono morte nelle camere a gas. Non è stato impedito questo da Dio. Cosa terribile, che apre uno squarcio impressionante dentro la nostra conoscenza e la nostra percezione del divino. Non si capisce perché una istituzione che dice di trarre il proprio potere secolare dall'essere rappresentante di Dio ritenga di essere più di Dio stesso e di impedire ciò che Dio non ha impedito. Dio non ha impedito a Caino di uccidere Abele, no? Non si capisce perché se io prendo una certa scelta per me o per gli altri dettata da un sentimento non omicida, ma a volte da un sentimento di amore, di patto tra le creature, in cui, dice la Chiesa, c'è il soffio di Dio, questa cosa qui sia nulla, ma da dove viene? Allora, questa cosa, questo sentimento che è dentro le creature, eccetera, se tu con un tratto di penna stabilisci che questa cosa qui non è nulla. Ecco, sono delle cose che mi hanno turbato profondamente, che la Chiesa ritenga di essere più di Dio e di fare ciò che neppure Dio stesso, come viene testimoniato dalle scritture che si dicono essere ispirate da Dio, ha compiuto, è una cosa che mi turba in una maniera profonda. Io credo che un credente dovrebbe essere ancora più infinitamente turbato di un non credente da questa cosa. E passo all'ultima cosa che volevo dire in questo primo articolo. La risurrezione. Ora, noi sappiamo che come sia centrale nel cristianesimo la risurrezione, no? Quello che dice San Paolo, se non si risorge da morte, se Gesù non è risorto da morte, la nostra fede è vana, centrale, no? Ed è l'originalità assoluta del cristianesimo. Io, quando assisto a una battaglia così furibonda, dove si caricaturalizzano i termini della questione, no? Perché nel caso del Renglaro sembrava che si volesse uccidere una ragazza fiorente piena di vita, perché tali erano le fotografie che si vedevano di lei, che era, giustamente la famiglia per pudore non ha mostrato lo stato reale della persona. Quando si combatte in quella maniera lì, come se si fosse di fronte a un'ultima spiaggia, scusatemi, mi permetto di dire questa cosa terribile, vuol dire che non si crede nella risurrezione, vuol dire che forse si pensa che quello sia il termine ultimo, no, della vita, perché se no non ci sarebbe questo accanimento, sembra che questa è veramente l'ultima spiaggia di ogni cosa. Ora, io non voglio dire, perché siccome io Chiesa, credo, ammesso che credo nella risurrezione, allora si può fare quello che si vuole, perché tanto dopo c'è la risurrezione, non permetterai mai di dire questa sciocchezza, no? Però non esiste questa cosa qui, questa dimensione, questa possibilità, non esiste, non viene detta. Se a me capita o capitava di leggere scritti nel passato di religiosi, non so, l'imitazione di Cristo, i libri di Teresa d'Avila, l'epistolare di Caterina da Siena, è sempre presente questa dimensione qua, e la vita non è presentata come un'ultima spiaggia. Addirittura si parla della prigione del corpo da cui bisogna evadere, che è una prigione del corpo che bisogna evadere,
qui è una prigione in cui non bisogna evadere, non bisogna uscire, no? Unendoci, se necessario, con questo nei confronti con i poteri spossessanti della tecnologia che permette a questo simulacro di corpo di perpetuarsi in un tempo. Ora, sulle leggi, sulle cose, si può discutere, si può, no? Perché sono cose molto delicate e perché certe cose, secondo me, non possono forse neppure diventare legge secondo giustizia, ma riposano, diciamo, dentro di noi, insomma, dentro la nostra vita, dentro le nostre scelte, eccetera, e magari non è neanche giusto che diventino leggi, perché potrebbero dare adito ad arbitri gravi, eccetera. Però, quando da parte di un'istituzione che fonda la sua ragion d'essere sulla risurrezione, no? Si compie una battaglia così feroce per perpetuare un simulacro di vita dentro la morte, mi viene da pensare, non credono, non sono credenti, scusatemi se dico queste cose qua, non sono credenti, diciamocela tutta, non ci credono, no? E tanto più non credono alla risurrezione, no? Perché se no i termini, i linguaggi, le parole usate non sarebbero così disumane, così truci, così incapaci di avvicinarsi al senso e della vita. A sacralizzazioni nostre che non hanno a che vedere nulla con la rivelazione cristiana. Quindi credo sia utile anzitutto ricordare proprio in consonanza con il tema della mia conversazione che la Bibbia è la lettura interpretativa di un lungo cammino che percorre e rilegge, interpreta teologicamente circa 2000 anni di storia. Si tratta di una biblioteca, perché questo significa Bibbia, che raccoglie 73 libri, che dicono il progressivo cammino di autocomprensione dell'uomo in rapporto con le numerose culture da lui vissute, cultura caldea, cananea, egizia, palestinese, sumerica, persiana, edomita, ellenica. Noi siamo abituati a pensare che la Bibbia sia come il Corriere della Sera e che sia stata scritta nell'ordine canonico che ci è dato. Se invece mettiamo i libri in ordine cronologico, inserendoli nei contesti sociali, culturali, religiosi degli anni in cui sono stati scritti e perché sono stati scritti, facciamo delle scoperte straordinarie. Gli scritti che nascono dall'impatto con questa straordinaria varietà di mondi diventano poi un libro
che testimonia ancora noi oggi lo straordinario capirsi, rivelarsi dell'uomo a se stesso e al suo rapporto con la creazione e con il divino. Non è certo questo il tema da svolgere oggi, ma credo però utile anche al nostro argomento ricavare da quanto detto l'indiscutibile pluralità di pensiero che sovrintende tutta la Bibbia, tale da non poter dire tassativamente la Bibbia dice così. È una frase che mi preoccupa sempre quando la sento dire. Ed è stato il metodo della scolastica che ce l'ha messo nella testa, prendendo una frase estrapolata completamente dai suoi contesti per dare ragione alle nostre tesi. E non si confronta l'argomento con gli altri modi con cui è stato affrontato, modi che a volte ne rovesciano addirittura il messaggio. Grazie alla progressiva maturazione raggiunta dalla riflessione umana, se mettiamo in ordine quei testi, in ordine cronologico, ci rendiamo conto della evoluzione dell'uomo e della cultura, della riflessione dell'uomo. Quanto detto fa riflettere appunto sulla maturazione raggiunta sulla dinamica quindi delle Sacre Scritture, dinamica che impedisce di definire il cristianesimo religione del libro, come spesso purtroppo viene fatto anche nello stesso ambito cristiano. No, la nostra fede non è la religione del libro, è la fede in una persona, in Gesù di Nazareth, e della sua avventura liberante. La Bibbia è lettura dinamica della storia di cui dà interpretazione teologica a posteriori. Non è Corriere della Sera che ci dà la cronaca del giorno, ma le pagine della Bibbia sono sempre di molto posteriori ai racconti tramandati oralmente. E quindi è scritta con metodo induttivo che dà le conseguenze delle scelte e delle esperienze vissute, ricava la deduzione di ciò che è giusto e ciò che non lo è. In senso teologico poi riferisce tutto a Dio, il cui attributo è giusto e misericordioso, attributo al cui confronto vengono poste e giudicate le azioni dell'uomo e del popolo. E qui teniamo presente che il termine giustizia in ebraico significa fedeltà. La Bibbia non è il diritto romano, che traccia la riga di mezzo, buoni da premiare, cattivi da punire. La giustizia di Dio è fedeltà all'uomo nonostante l'uomo stesso. Parimenti dobbiamo considerare la condizione morale di una civiltà teocentrica che attribuisce a Dio ogni fenomeno naturale, sia umano che ambientale, affermando la sua presenza retributiva proprio per mezzo di tale fenomeno positivo o negativo. E l'atteggiamento di tutte quelle culture: se pioveva bene era Dio che benediceva, se pioveva male era Dio che castigava. Attribuire all'azione benedicente o punitiva di Dio ogni fenomeno personale o cosmico era proprio di tutte le credenze religiose che ancora non conoscevano e non si spiegavano le motivazioni che solo le ricerche scientifiche avrebbero via via nel corso del tempo compreso e chiarito. E ancora quante cose la scienza deve aiutarci a chiarire, anche se non è il suo compito. Il suo compito è quello di aiutarci a capire che cosa ci avviene attorno. Ma io ho una grande stima della scienza perché in questo modo, inconsapevolmente, libera Dio da tutte le pecette magiche che gli abbiamo appiccicato. Da una visione magica di un Dio monarca, giudice implacabile, condottiero vittorioso, sacerdote, mago, padre e padrone,
l'uomo e con lui le sue scritture si è andato e continua ad andare verso la liberante conoscenza di Dio che è essenzialmente agapao, amore assoluto, libero da tutte le definizioni filosofiche e teologiche che tentano di sequestrarlo nelle loro categorie, riducendolo a un idolo a uso e consumo proprio, strumento di potere clericale. La scrittura giudeo-cristiana ci dà testimonianza di questo cammino culminante nella predicazione di Gesù di Nazareth, che consegna all'uomo un'immagine inedita di Dio, totalmente liberato da tutte le sovrastrutture magiche che le religioni gli impongono, e quindi a sua volta totalmente liberante. Solo la sconcertante vicenda del Nazareno Gesù, destabilizzatrice di ogni arroganza religiosa e sociale, e rivelatrice di una giustizia più grande, quale la Gapao, che instaura rapporti assolutamente nuovi, cambia totalmente il volto di Dio, consegnando alla storia il compito di scoprirlo sempre maggiormente. Si confronti Giovanni 14, 12. Chi crede in me compirà anche lui le opere che io faccio, anzi ne farà delle maggiori. E l'opera maggiore è la conoscenza di lui che permette la conoscenza del Padre. Vedi Giovanni 6, 29. Le prime pagine della scrittura biblica, che definiamo Genesi, sono nate dopo il ritorno del popolo di Israele dall'esilio babilonese nel V-IV secolo a.C. Durante l'esilio, gli ebrei, liberati da tutte le strutture trionfalistiche religiose che ruotavano attorno al Tempio di Gerusalemme e guidate dal magistero di profeti quali il secondo Isaia, Ezechiele, Ageo, Zaccaria, hanno scoperto finalmente l'identità e l'unicità universale del Santo, del Kadosh del Sinai, creatore e Signore del cielo e della terra, e perciò Signore della vita espressa in tutte le sue forme. Tale scoperta ha fatto sì che Israele non considerasse più l'epopea di Abramo come inizio della propria storia, ma facesse risalire questa storia alla stessa creazione universale. Il Dio di Israele, il Santo del Sinai, fu allora riconosciuto come lo stesso demiurgo cosmico che aveva riservato a quel popolo sparuto, rientrato dall'esilio in terra distrutta e sottomessa a Babilonia, il compito, o meglio la missione, di riconoscere e rivelare la sua storia su tutte le 72 nazioni, tale il numero delle nazioni nella tradizione ebraica. Essendo Signore della vita, viene adorato come colui che fa vivere tutte le creature, le fa esistere, le sostenta e le giudica secondo la sua giustizia creatrice di pace e di fedeltà. Ecco dunque il racconto messaggio della Genesi, frutto del magistero dei profeti. Si tratta di uno straordinario affresco le cui immagini sono mutuate dalla convissuta esperienza assiro-babilonese. C'è molto dell'epopea di Gilgamesh in particolare, ma poste in una successione che sottende addirittura la storia di Israele, quell'Israele che è nato dalle sabbie del deserto, posto in una terra dove scorre latte e miele, dove incontra il punto cananeo del serpente e trascura la legge mosaica, indebolendo anche la struttura sociale e politica, e di conseguenza viene vinto e deportato in terra straniera. È esattamente lo schema della Genesi. È lo schema su cui la Genesi viene composta. La storia di Israele diviene emblematicamente storia universale del rapporto dell'uomo con Dio. Ma l'uomo non è destinato all'esilio. La Genesi non è cronaca,
ma è oggetto dell'armonia. Shalom, prima che pace, significa armonia. Se non c'è armonia, non si può fare pace. Progetto quindi di quell'armonia che l'uomo deve raggiungere con le proprie forze, sostenuto dallo spirito dell'architetto divino. Vediamo il libro dei Proverbi 8:22-36. È l'uomo che deve costruire, sostenuto dallo spirito dell'architetto divino, ma è l'uomo il responsabile, è lui il fatto responsabile di questo. Il mistero della fecondazione, della gestazione e della nascita non poteva che essere attribuita al Creatore in tutta la sua complessa successione. L'Adamo viene dalla Madre Terra, Adamà, come tutte le altre creature. La Madre Terra, l'Adamà, da cui emergono tutte le creature, compreso l'Adamo, che si chiama, viene definito Adamo, non perché è un uomo maschio, ma perché significa la realtà umana, significa l'umanità intera, venuta appunto dalla Madre Terra, dall'Adamà, che è resa feconda dall'Elohim. Noi leggiamo nelle nostre traduzioni così banalizzanti, no? Leggiamo, è Dio. Il testo ebraico parla di Elohim, che è plurale di El, ed El è energia vitale. Elohim è plurale, cioè colui che è la totalità e la fonte delle energie vitali, quello che possiamo benissimo definire l'eros cosmico, l'energia iniziale, fondamentale. Quindi, come tutte le altre creature, possiede lo spirito vitale, il Nefesh. Poi viene reso dall'Elohim immagine e somiglianza sua, infondendo in lui lo spirito, la Ruach, che tra l'altro in ebraico è femminile, che lo rende umano e poi lo fa persona in rapporto. Nasce la coppia, nasce il rapporto. È una successione questa che ci permette di accogliere la teoria dell'evoluzione della persona dal cui formarsi fino alla consapevolezza del sé. Lo spirito è detto anche appunto spirito di sapienza, spirito della consapevolezza. Ed è a questo Adam rapporto che viene detto: crescete, moltiplicatevi e percorrete la terra. Genesi 1,28. C'è un invito, o meglio una consegna: popolare la terra, percorrendola, non dominandola, e quindi ci arranca. Quella nefasta traduzione che ha fatto dell'uomo il padrone assoluto di tutto. Il verbo ebraico parla di camminare lungo, camminare sopra, popolare, camminare, scoprire. C'è anche un'accezione che dice camminare sopra, e allora le nostre tentazioni di potere l'hanno fatto subito diventare dominare. E quindi percorrendola in tutta la sua varietà geografica, storica e dunque culturale, l'Elohim consegna all'Adamo il compito di trasmettere e gestire la vita in modo da raggiungere il compimento del progetto originario di armonia da lui tracciato, ma consegna all'uomo il compito di trasmetterla e gestirla. Da qui possiamo dedurre una prima considerazione: Dio è amore creante, fecondo, e prende l'iniziativa di entrare in rapporto con l'Adam per attrarlo nella propria comunione e promuoverne la salvezza personale e universale, appunto il compimento del progetto originario, come il libro della Rivelazione, noi poi la chiamiamo l'Apocalisse, abbiamo cambiato il termine Apocalisse in disastro, mentre invece è Rivelazione.
che dice appunto nel capitolo 17 fino a quando la parola sarà compiuta, quella parola progettuale. All'origine c'è un Dio che salva, cioè che libera la damba tutto ciò che gli impedisce di essere secondo il progetto. Un Dio impegnato con se stesso in un piano di elevazione dell'interlocutore umano. Da questi egli attende l'accettazione del suo dono, manifestata attraverso il compimento, il comportamento dal quale dipende di salvarsi o di perdersi. Con questa premessa, la riflessione del Primo Testamento arriva con il Libro della Sapienza. Siamo nel primo secolo avanti Cristo, quindi pensate, il primo libro di Deuteronomio è scritto nel settimo secolo avanti Cristo. I libri sapienziali sono scritti alla vigilia dell'arrivo di Gesù di Nazaret, in Alessandria, l'Egitto, cultura ellenistica. Se non teniamo conto di questi contesti, non capiremo mai questa biblioteca straordinaria. E quindi il Primo Testamento con il Libro della Sapienza ci accompagna a identificare l'accoglienza del dono divino con la vita stessa e il suo rifiuto con la morte. Rifiutare la vita significa morte, perché nel Libro della Sapienza è vivo il giusto ed è morto l'empio. Vita e morte non sono più momenti determinanti la durata dell'esistere, ma sono la modalità dell'esistere, modalità consapevolmente scelta dalla Madre. E qui mi trovo perfettamente in accordo con quanto diceva. Perché è la scrittura che c'era della radice di queste cose. Solo che la scrittura dovrebbe messa nel cassetto. Pio IX l'aveva addirittura scomunicata, facendola il primo libro dell'elenco dei libri dei proibiti da leggere, nel suo documento. Se un sillabo. Ecco. Teniamo, questi sono i peccati, ma veramente i gravi peccati della struttura di Chiesa, di cui facciamo una fatica enorme a liberarci e ne vediamo le conseguenze, però. Nel Secondo Testamento la novità è costituita dalla persona di Gesù Nazareth, realizzatore della salvezza promessa e del giudizio nuovo, pronunciato con una giustizia più grande che è l'agapao, la giustizia dell'amore. Se è richiesto un impegno all'uomo, non è perché Dio ne abbia bisogno, ne abbia vantaggio o si senta vincolato da quell'impegno di una giustizia retributiva da diritto all'umano. L'impegno viene chiesto perché l'uomo trovi modo di corrispondere alla bontà, alla fedeltà di Dio, e manifestarla concretamente. Risposta all'amore non è il comportamento che si qualifica con la sua materialità, ma è la motivazione che lo muove, cioè la scelta di amore accolto, sperimentato, condiviso. Io sono a te perché tu sei a me, dice Agostino sul Cantico dei Cantici. Dunque, le opere sono richieste perché guidate dalla giustizia più grande, di quella degli scribi e dei farisei, Matteo 5, 20. Dalla giustizia nuova, mossa dall'amore che proviene dal cuore senza limitarsi all'esteriorità o rifiutando ogni discriminazione. Si dice chiaramente nelle scritture e nei Vangeli che Dio non discrimina nessuno, che Dio non condanna nessuno, che Dio fa piovere sul giusto e sull'ingiusto, fa sorgere il sole sul buono e sul cattivo, che Dio semina continuamente e continua a seminare la sua parola in un campo dove c'è chi matura e chi non matura, c'è chi diventa albero, chi dà frutto e chi non dà frutto, ma lui continua a seminare. Il Dio col dito puntato a castigarci per ogni cosa non è il Dio della Bibbia, è il Dio dei preti, cioè del potere di verità. Scusate, ma queste cose mi appassionano troppo.
Le prescrizioni più gravi non sono il pagamento delle decine al Tempio, ma è la pratica di giustizia, misericordia e fedeltà. Matteo 23, 23 seguenti. La vita è il Nazareno stesso, in quanto è il dono che il Padre Creatore fa di se stesso all'umanità. La vita è Gesù stesso, manifestata da tutta la sua vicenda umana, rivelatrice del modo di stare in Dio con l'Adamo ricreato, morto e risorto. Per questo Gesù afferma: chi custodisce la mia parola non gusterà la morte in eterno. Giovanni 8, 51. Dunque nelle Sacre Scritture si afferma una vita che è il principio vitale in nefesh, presente in ogni essere vivente, compreso l'essere umano, nel quale interviene l'Elohim, infondendogli la Ruach, lo spirito che lo rende sapientemente consapevole di sé e di ogni suo rapporto, pur nella progressione interventiva che gli è propria. Dio rispetta la nostra evoluzione, la nostra fatica di capire, la nostra volontà di ricerca e di comprensione. E la scrittura della Bibbia è esattamente la controprova di questo. A questa creatura consapevole il Creatore consegna il compito di trasmettere e gestire consapevolmente la vita. Come? Beh, scusate, nei giorni che precedevano i nostri, la domanda aveva una sola risposta, anche piacevole. Avevamo un solo modo di trasmettere la vita, no? Ma questa risposta, questo modo era accompagnato da raccomandazioni morali, etiche, religiose, che non sempre venivano ascoltate, dando atto a trasmissioni di vita per nulla consapevoli, anche se compiute in ambiti e in strutture riconosciute e sacralizzate. Quanti figli dell'ubriacatura? Dico solo questo. Ampio, penoso e comunque impossibile sarebbe documentare gli abusi perpetrati a proposito sia nei confronti della vita fisica sia in quella morale. Di frequente le proibizioni morali hanno ottenuto risultati opposti e le imposizioni di potere hanno conosciuto lo smacco. Credo che oggi la consapevolezza sia interpellata dalle provocazioni che la storia ci propone e che non possiamo ignorare, pur sottoponendole a prudente giudizio. Non possiamo liquidare dicendo la solita frase: ci saranno abusi. Ecco perché ho ricordato più sopra che gli abusi ci sono sempre stati anche nella modalità consacrata. Oggi si ne propongono modi alternativi per la trasmissione e per la gestione della vita. Io credo che la consegna ricevuta possa oggi essere accolta e compiuta sapientemente quando le condizioni fisiche dell'uomo e della donna lo richiedano. Sono loro i depositari della vita che devono gestire con una sapienza sostenuta da medici, psicologi e, dove la loro fede lo richiede, da saggi consiglieri spirituali. Sappiamo di muoverci oggi in una zona grigia, come l'ha definita il Cardinal Martini, che mi onoro di poter ricordare, mi onoro della sua conoscenza, nella quale si imbattono i ricercatori scientifici, i commentatori che spesso vantano una conoscenza che non hanno, i custodi delle varie dottrine religiose che spesso per custodirle trascurano la forza dinamica della fede attenta a incarnare nel tempo e nello spazio la presenza misericordiosa, cioè visceralmente operante di Dio, che sa tendere affinché tutti si possano salvare. È la seconda lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 9. Dio è paziente e attende affinché tutti si possano salvare. Tutti. Non è il Dio che
è pronto a punirmi quando sbaglio, ma il Dio che quando sbaglio si mette in attesa che io capisca dove ho sbagliato. E questa è la paternità uterina di Dio. La paternità uterina di Dio. Perché misericordia per noi ha una valenza paternalistica, non paterna. In ebraico significa, Rahamim significa viscere e utero. Dio ragiona con l'utero. Grazie a Dio. Mi si permette allora qui di riportare le parole del Cardinale Martini, che è stato una delle presenze più illuminanti della Chiesa di oggi, a proposito del nostro argomento. Tutti siamo pieni di meraviglia e di stupore, e quindi anche grati a Dio per il formidabile progresso scientifico e tecnologico di questi anni, che permette e permetterà sempre più e meglio di provvedere alla salute della gente. Insieme siamo consci del grande potere che è nelle mani di ricercatori e di scienziati e della ferma assunzione di responsabilità che deve permettere ad essi di ricercare sempre valutando i rischi e le conseguenze delle loro azioni. Esse devono sempre contribuire al bene della vita e mai al contrario. Per questo occorre anche talora sapersi fermare, non varcare il limite. Io sono inclinato a nutrire fiducia nel senso di responsabilità di questi uomini e vorrei che avessero quella libertà di ricerca e di proposta che permette l'avanzamento della scienza e della tecnica rispettando insieme i parametri invalicabili della dignità di ogni esistenza umana. So anche che non si può fermare il progresso scientifico, ma lo si può aiutare ad essere sempre più responsabile. Non si tratta di appellarsi alla fede o alla religione, ma di puntare sul senso etico che ciascuno ha dentro di sé. Certamente anche leggi buone e tempestive possono aiutare, ma la scienza corre più veloce dei parlamenti. Si esige quindi un soprassalto di coscienza e di più buona volontà perché l'uomo non divori l'uomo, ma lo serva e lo promuova. In tutta questa materia occorre che ciascuno faccia la sua parte, gli scienziati, i tecnici, l'università e i centri di ricerca, i politici, i governi e i parlamenti, l'opinione pubblica e anche le chiese. Per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, vorrei sottolineare soprattutto il suo compito formativo. Essa è chiamata a formare le coscienze, non a gestirle, a formarle, a insegnare il discernimento del meglio in ogni occasione, a dare le motivazioni profonde per le azioni giuste. A mio avviso non serviranno tanto i divieti e i no, che invece predominano ad ogni proposta, ad ogni provocazione, subito il no, o la condanna, magari, peggio ancora. Soprattutto se prematuri, perché non si aspetta mai in silenzio l'evoluzione di una ricerca, ma come compare immediatamente si interviene. Ma servirà soprattutto una formazione della mente e del cuore a rispettare, amare e servire la dignità della persona in ogni sua manifestazione. Con la certezza che ogni essere umano è destinato a partecipare alla pienezza della vita divina e che questo può richiedere anche fatiche e rinunce. Non si tratta di oscillare tra l'egoismo e l'assismo, ma di dare le motivazioni sapienziali, spirituali, che inducano ad amare il prossimo come se stessi, anzi, come Dio ci ama. Ecco, mi permetto veramente di concludere con queste parole di un uomo la cui cultura e la cui sapienza è nota in tutto il mondo, non solo cristiano, e che è stato attento a tutte le ricerche e alle provocazioni della scienza e della tecnica, proprio perché è attento ascoltatore della parola di Dio
e della sua dinamica incarnazione nella storia, la sua stessa morte dà esattamente risposta negativa a questo documento. La sua è stata un'attenzione senza preclusioni, ma anche in grado di discernere in base al criterio fondamentale della dignità che il Creatore riconosce alla persona, rispettandone le sue scelte consapevolmente compiute secondo la coscienza che la parola stessa definisce in Giovanni, nella prima lettera di Giovanni 3:21, se il tuo cuore, la tua coscienza, perché il cuore è la sede della coscienza per il mondo ebraico, non ti condanna, neppure Dio ti può condannare. Va bene, allora per chiudere sentiamo con questa testimonianza letteraria di Antonio Moresco. Ora vi leggo questa tavola, scusate la sua ingenuità, ma le favole sono ingenue, se no non sarebbero delle favole. È una favola che si intitola La piccola favola dell'Italia e dei suoi angeli, e che ho scritto appunto dopo la morte di Giovanni. C'era una volta un paese che era diventato cattivo, ma così cattivo che i suoi ministri dicevano che non era ancora abbastanza cattivo e che doveva diventare ancora più cattivo. Non credevano in nulla, credevano solo nella cattiveria. Non rispettavano nulla, non rispettavano le leggi, non rispettavano la verità, non rispettavano le libertà, non rispettavano la giustizia. Non rispettavano i poveri, non rispettavano gli infelici, non rispettavano nulla al di fuori della propria cattiveria e smania di potere e ricchezza. Non tenevano in nessun conto il bene. Ogni tanto Dio mandava giù un angelo per farsi poi raccontare come stavano le cose in quel disgraziato paese. Gli dava l'aspetto di una giovane donna oppure di un bambino, sperando che così almeno lo trattassero bene. Invece lo trattavano male lo stesso. Una volta, per esempio, aveva mandato un angelo sotto le vesti di un bambino di nome Alfredino, ma lo avevano buttato dentro un pozzo. Però erano così cattivi che avevano paura anche a farlo morire perché non andasse poi a riferire a Dio come stavano le cose nel loro paese. Così volevano tirarlo fuori dal pozzo per far credere agli altri, e anche a se stessi, che non erano cattivi ma buoni. E gli gridavano in coro da tutte le parti, di sopra, da sotto, con gli altoparlanti, i megafoni, «Torna con noi, vieni fuori, vieni fuori!»
Tieni duro, vedrai che alla fine ti tireremo fuori. Anche se Alfredino non voleva più tornare in mezzo a loro, voleva solo ritornare là dove era venuto. Una volta Dio ha provato a mandare una ragazza di nome Luana, ma loro avevano ammazzato anche quella e, non contenti, non volevano neanche lasciarla morire. Per questo la tenevano in vita, ma sarebbe meglio dire in morte, anche se lei non era più dentro la vita e voleva solo ritornare là dove era venuta. Gli stessi che incitavano a essere ancora più cattivi si erano messi a fare improvvisamente la parte dei buoni, chiamavano più di tutti gli altri Luana, la amavano così tanto che volevano fare addirittura delle leggi per impedire a tutte le donne e a tutti gli uomini nel loro paese di avere l'ultima parola sulla loro stessa vita e sulla loro stessa morte. Avevano scatenato addirittura una guerra attorno al povero corpo di Luana, usato come pretesto per ben altri scopi, e le persone più amorali erano diventate di colpo le più morali e si facevano vedere in televisione con la lacrima che scendeva lungo il cerone. In quei giorni tutte le televisioni e i giornali di quell'infelice paese, invece che rimanere in rispettoso silenzio di fronte a quel dramma, non facevano che parlare di Luana e gridare, uomini che fino al giorno prima si erano richiamati a ideologie che avevano seminato tirannia, orrore e morte, erano diventati improvvisamente i paladini della vita e del bene, ma purché fossero ben dentro la morte. E anche gli uomini, addobbati con grande pompa, elevavano continue preghiere perché Luana rimanesse ancora nel regno della morte dentro la vita. Però alla fine, anche quella volta, la loro cattiveria e la loro arroganza non erano riuscite ad avere la meglio. E anche Luana, come Alfredino, aveva potuto finalmente ritornare là dove era venuta. Quel giorno c'era Dio ad aspettarla sulla porta. Non so che idea vi siete fatti di lui, ma Dio non è come in genere si pensa che sia, o perlomeno quel giorno non si era presentato con quella parrucca di capelli bianchi e quella barba finta appiccicata con la colla che gli hanno affibbiato i pittori, perché non voleva metterci anche lui a spaventare Luana. Aveva i jeans e un paio di scarpe da ginnastica scalcagnate. Aveva sì la barba, ma era castano chiaro e così anche i lunghi capelli che gli cadevano sulle spalle. Assomigliava piuttosto a quel giovane ebreo di Palestina che avevano accoppato 2000 anni fa e che poi, almeno così dicono, era risorto dalla morte. Che cosa è successo a quel punto? Volete proprio saperlo? Allora, è successo questo. E Luana riapre gli occhi, si guarda attorno, lo vede. Non avere paura, le dice il giovane Dio, stringendola tra le sue braccia. Adesso sei qui con me, sei in salvo. Che cosa è successo? Gli domanda Luana. Mi sono addormentato un momento e ho fatto un brutto sogno. Ho sognato che non volevano più farmi ritornare da te. Dicevano che mi volevano così bene che non volevano più separarsi da me. Quanto è durato il mio sonno e il mio sogno? 17 anni. Ma perché non volevano farmi tornare da te? Domanda ancora Luana tra le sue braccia. Perché sono cattivi? Perché si credono di essere più di me, che ho dato agli uomini il dono della libertà? Perché hanno paura della libertà? Perché credono di essere più forti della vita e anche della morte? Perché non credono in nulla? Perché non credono nella risurrezione? Per questo hanno così paura della morte. Così paura che preferiscono far diventare la vita come la morte piuttosto che morire e risorgere. Il giovane Dio si interrompe un istante, poi dolcemente, ma adesso è tutto passato, tu sei qui, finalmente sei a casa. Ci sono due angeli ragazzi lì vicino che stanno assistendo alla scena in silenzio, con le lacrime agli occhi. Adesso vai, cara, riposa, te lo sei meritato, dice ancora con dolcezza il ragazzo Dio ad Luana. I due angeli la prendono per mano e la accompagnano in una casina di pane e di luce che hanno preparato per lei, dove nessuno potrà più farle del male. Bien.
Allora, se non ci sono interventi, chiudiamo qui la serata e ringrazio tutti per la partecipazione. Prossimamente una comunicazione di servizio, riprenderanno gli incontri con l'autore in collaborazione con l'amministrazione comunale, quindi presenteremo dei scrittori marchigiani che quindi ci proporranno il loro lavoro. Buonasera, grazie.